divide et impera. Buonasera. Reset 21. A scuola dai serpenti. Allora, io oggi facciamo questo documentario in cui durerà poco, però volevo farvi vedere come mi sono ricreduto su la metà delle cose che ho studiato solo per alcuni dettagli che per logica non possono essere altro, cioè la storia è tutta falsa, tutta. Noi possiamo ricercare dati, però tutti i dati scritti sono falsi, tutti falsi. Non possiamo attingerci a niente che sia scritto. Dovremmo già cominciare a valutare le incisioni e tutto quello che viene precedente a 5.000 anni fa, al diluvio universale. Perché? Perché ho beccato Platone. Bene, non solo io, l'avrà beccato un casino di gente. Io ci sono arrivato adesso, ma che delusione. Voglio dire, Platone, abbiamo parlato di Platone in un capitolo precedente, no? Che è uno degli storici più antichi, con conoscenza, una delle conoscenze più vaste e antiche del mondo, a cui abbiamo attinto un po' tutti, soprattutto sui dati sull'Atlantide, e che dice nel Timeo e nel Critias, o la Atlantida, tutti questi dati sulla città di Atlantide e che gli sono arrivati da Critias, che gli sono arrivati da, se non sbaglio, Solone, ad ogni modo gli sono arrivati da alcuni egizi in un viaggio in Egitto, così, che gli hanno dato dati sull'Atlantide. Poi però io mi chiedevo, ma Platone com'è che conosceva tutta questa storia? Cioè, siamo arrivati adesso nel 2000 a studiare la storia passata, a cercare verità sul passato, e il meglio che abbiamo è Platone o i primi filosofi del 500 prima di Cristo. Però com'è che sapevano tante cose? No? C'erano storici, si inventavano, o sapevano la verità, avevano visto il cambio dell'era? E no, era tutto falso. Perché? Chi era Platone? Platone era figlio di Aristone. Chi era Aristone? Aristone nasce in una famiglia aristocratica dell'antica Atene, discendente da Codro e Melanto. Aristone. Chi era Codro? Codro era l'ultimo dei re leggendari di Atene, figlio di Melanto, discendente di Neleo, figlio di Posidone. Capito, Platone? Cioè, Platone, che aveva preso tutto da Socrate e ci ha sparato libri contro libri sui pensieri che aveva lui sulle storie del passato, discende da Poseidone, il dio che fondò Atlantide. Va bene, e quindi Platone era un falso, cioè dice che le nozioni sull'Atlantide gli sono arrivate da alcuni sacerdoti egizi, quando in realtà erano i suoi nonni che avevano fondato l'Atlantide. Poi, scava, mi vengono dei dubbi e comincio a pensare, ma tanto a scuola abbiamo studiato tutti questi personaggi filosofi che sono vissuti tutti nello stesso periodo, perché?
Erodoto, maestro di Platone, se non contemporaneo di Socrate, maestro di Platone. Pure lui, no? Erodoto. Intanto la rappresentazione di Erodoto della Babilonia fatta da Athanasius Kircher era questa qui. Questa era la Babilonia per Erodoto, con la torre di Babele. Non so, Erodoto è nato ad Alicarnasso, qui, e secondo la storia era tipo un Indiana Jones, questo qua, cioè viaggiava in tutti i posti del mondo, sì? E dopo ti scriveva le storie, no? Era uno che in quei tempi, quasi impossibile, per come ci vendono la storia del 500 a.C., niente, c'aveva i buoni viaggi, no? Si girava tutto il mondo, come Kircher, l'altro, però Kircher più tardi, questo qua nel 500 a.C. E ti ha scritto la storia del mondo passato, sì? Così, la storia degli usi e costumi di tutte le civiltà mondiali. E la storia è il primo a scrivere la storia scritta. Il primo essere vivente a scriverci i libri di storia, una storia scritta e poi tramandata. E allora mi chiedo io, nel passaggio tra la storia e la preistoria, tra la preistoria e la storia, che sarebbe anche forse tra la fine dell'età dell'oro e dell'argento con l'inizio dell'età del rame, poi degli eroi, poi dell'uomo, no? In questo crack che è avvenuto forse con il diluvio universale. In questo passaggio è nata la storia che abbiamo visto come prima, anche secondo Platone stesso quando parla dell'Atlantide, non c'era bisogno di parlare di storia, perché si viveva al giorno d'oggi, al giorno, alla giornata, senza cicli, che sono arrivati dopo, forse con la luna. E allora nella nuova era nascono i libri di questi personaggi che ti scrivono la storia che inizia ad essere scritta e tramandata, ma con un punto di vista obbligato, cioè la storia che conosci è solo la storia che puoi leggere dai libri di uno, unos, qualcuno di questi. Ma chi erano questi? Perché Platone discende da un serpente, o almeno quelli che chiamano serpenti, che poi vediamo se sono serpenti o erano tutte allegorie, finzioni, camuflaggi, come si dice, inganni, per nascondere la vera identità di queste famiglie potentissime e che hanno dominato la tecnologia e resettato il mondo più volte o vinto almeno l'ultima guerra, e che quindi sono rimasti possessori della sapienza occulta, vecchia, delle tecnologie occulte vecchie che si usavano in passato, lasciandoci un po' incarcerati e lobotomizzati come dei polli, come dei bambini ingenui che non sanno cosa hanno attorno, e ci hanno dato dei libri di storia da leggere e dei miti a cui credere e le religioni, così da non arrivare mai alla verità. Perché più mi riempi la scienza di teorie inverificabili, più mi riempi la storia di miti improbabili, e più mi riempi i miti e leggende di personaggi onirici, no? Fai lavorare la mente sognando da casa e non arriva mai magari alla verità, che potrebbe essere più reale di quella che ci descrivono i libri, cioè potrebbero non esistere a questo punto nemmeno miti, personaggi storici, dei, potrebbe essere stato tutto falso se la storia è stata scritta da questi personaggi che fanno parte di nuovo delle stesse razze che ci hanno creato e ci hanno usato da sempre, ed erano rettili, dei, o erano razze evolute con un'altra tecnologia
un altro ambiente, un altro ecosistema che poi è stato parassitato, distrutto, corrotto, eliminando l'ossigeno, riducendo l'altezza dell'uomo e tante altre inganni alimentari e medici, e ci hanno ridotto a schiavetti piccoli OGM noi stessi, più commerciali, e quindi non esistono, non ci ho mai creduto, però è un altro motivo per credere che non esistono gli alieni, non esiste tutto quello che ci hanno voluto vendere con la NASA, ma sono persone come noi, sono state persone come noi, però superiori, di un DNA superiore, che usavano l'alchimia al posto della scienza e quindi e della religione, quindi vivevano in uno stato superiore a cui non abbiamo più accesso. Perché? Perché, a parte Erodoto, nello stesso periodo nascono Socrate, sì? Maestro di Platone, Socrate. E Socrate è nato ad Atene. Qua. Qua è nato Erodoto, ad Atene è nato Socrate. Anassagora, un altro filosofo del periodo, è nato qua, in Anatolia. A parte Anassagora, anche Confucio è nato nella Mongolia, nella Cina. È stato lui. Quindi in questa zona qua, che adesso prendiamo uno a caso, in queste zone e poi anche in Cina sono nati nello stesso periodo tutti questi filosofi che hanno descritto la storia con filosofia, racconti antichi, mezzi veri, mezzi surreali, e da dove sono usciti tutti assieme. Poi nello stesso periodo nasce la Bibbia, però con alcuni scritti che sono da attribuire al decimo secolo avanti Cristo, quindi all'anno 1000 avanti Cristo più o meno, il periodo dell'età oscura, la filosofia cinese nasce nel XII secolo avanti Cristo, periodo dell'età oscura. Il Mahabharata, uno dei libri più antichi del mondo, nasce 300 avanti Cristo, nel 300 avanti Cristo. Quindi prima di Platone non ci sono libri, prima di Erodoto non ci sono libri scritti. C'è niente scritto, a parte qualche testo della Bibbia, e anche il buddismo nasce nel 500 avanti Cristo. Quindi noi abbiamo solo la Bibbia, che ha alcuni elementi riconducibili al 1000 avanti Cristo, che sappiamo che è finzione pura. E poi c'è l'età oscura, no? Sempre in quel periodo, tra il 1000 e il 1200 avanti Cristo, che succede? Il passaggio dall'era minoica micenica all'epoca arcaica, quindi dall'epoca tipo l'età dorata, l'età d'argento, l'età del dio Pan, l'età dell'eterna primavera, fino all'epoca dei governi, dei cicli e della storia scritta, imposta con un punto di vista assegnato. Nasce anche Li Qing, il libro antichissimo cinese che parla del cambio, significa il cambio, quindi nell'età oscura c'è un cambio. Noi vediamo che i libri di storia vengono dal 500 avanti Cristo, un'epoca, quella di Platone, Erodoto, Socrate e questi qua, e poi da prima, quando nasce la Bibbia, Li Qing, nel 1200 avanti Cristo, e iniziano anche le religioni, nascono tutte le religioni nell'età oscura. Pam! Cosa è successo nell'età oscura? Non ci sono dati.
Non abbiamo molti dati sull'età oscura, che sarà stato un big reset e conseguenza lobotomizzazione cerebrale per 5.000 anni, bueno 4.000, però i primi test indù, sempre nello stesso periodo, con il Rig Veda, quindi tutti i libri sono nati nel 1200 e poi si sono moltiplicati attorno al 500 avanti Cristo. E Li Qing, se vediamo un momento. Se vediamo Li Qing, vediamo che alcuni testi che compongono Li Qing, alcune fonti, sono state scritte, sono parti del testo del mitico, di testi del mitico Fu Yi o Fu Shi del 2500 a.C. Quindi il testo più antico che possiamo trovare è del 2500 a.C. 2400 a.C. cinese, parte del Li Qing, e quindi nel periodo dell'Arca di Noè sono arrivate i libri di storia, è arrivata la cultura giusto con il diluvio universale, spacca, adesso ti do io da studiare quello che voglio io. E chi era Fu Shi? Un rettile, un altro naga che ha creato la Cina e la lingua cinese, ed è stato il primo a scrivere testo scritto giusto nello stesso periodo che era anche attribuito a Prometeo. Per alcune culture Fu Shi è Prometeo, portatore del fuoco, naga, e che ha scritto i primi testi che poi vanno a finire nel Li Qing e nel periodo in cui nasce anche la Bibbia e poi tutti gli altri testi nell'età oscura. Però questo nasce nel 2500 a.C. e più o meno lo stesso periodo in cui inizia la scrittura sumera, nel 3000 a.C. Quindi una cosa, i sumeri sono sotto il dominio di Zeus e Poseidone, Enlil ed Enki, almeno veneravano questi personaggi. Fu Shi era un naga. Platone era discendente di Poseidone. Ma quindi tutta la storia ci è stata data dalla stessa razza. Non possiamo fare riferimento a nulla. È stato scritto, tramandato e distribuito in maniera diversa, ma tutto dalle stesse famiglie. È tutto finto. Quindi io smetterei di credere a qualsiasi cosa e inizierei a investigare in maniera più profonda. Non lo so, iniziamo a vedere le incisioni, la storia tramandata a voce dagli antichi, dagli anziani, dalle tribù. E soprattutto bisognerebbe fermare questi qua, perché continuando così ci fanno girare attorno come una ruota del topo, quando se tu per contrastare un dato vai a ricercare un altro dato scritto o approvato sempre dal parente o il cognato, e allora siamo fottuti, Gerolamo. Siamo un po' fottuti. Poi, se tutti questi erano Atlantidei, come Platone, che è un Atlantideo se viene da Poseidone, quindi lui sapeva da dove veniva, altro che Egizi. E se in Egitto poi arriva la dame con i capelli rossi, che significa il rosso, e Platone viene da Atlantide, che sono rossi, con i capelli rossi, allora in Cina, Fu Shi, Mongolia,
E in quella zona pure ci sono i capelli rossi. Quindi noi siamo sotto il dominio degli Atlanti Dei, sempre se è vera sta storia. E comunque l'unico modo per conoscere la verità è sollevare l'ascia di... O no, ragazzi? Perché stare seduti a investigare va bene e scopriremo sempre più cose, però per cambiare il mondo bisogna sporcarsi le mani, perché ci hanno ingannato così tanto che possiamo paradossalmente piove sul bagnato, no? Scusatemi. È come se non avessimo prove nemmeno del fatto che i serpenti fossero naga o i naga fossero serpenti o questa razza fosse serpente o si fosse costruito un personaggio per divinificare, divinizzare o demonizzare e quindi allontanarti dalla realtà dei fatti che può essere solo una razza con tecnologia avanzata che ha potuto su un'altra e quindi ha dopo modificato la storia e schiavizzato e mentalmente e fisicamente la nostra razza attuale. Altro che alieni, altro che NASA, altro che serpenti, o magari sì, però io a questo punto vorrei investigare più deep, più spesso, e mi piacerebbe sapere quando andremo a vedere tutti cosa c'è oltre i poli, nella fossa delle Marianne, nella cueva dello Staios, cioè tutto quello che la Chiesa, l'attuale padrona del mondo, la religione che è nata nell'età oscura e poi sono sparati tutti sti libri, no? La cultura è nata con loro, quindi tutta finzione. Quando sarà permesso accedere a questi posti per adesso vietati all'uomo quando ti vendono i viaggi su Marte. Perché? O se non cominciamo a vedere, a cercare le fonti di storiche in altri supporti, non arriveremo mai alla verità, perché i libri sono tutti finti. E immaginate che se l'inganno dura millenni, un reset che dopo un annichilamento riparte con 100-200 anni. Immaginate se tecnologia a cui non abbiamo accesso, avanzatissima e magari che facilita tutti i tipi di lavoro, di stampa e riproduzione, quanto sia facile scrivere centinaia di anni di storia e riprodurre dipinti di artisti come il Da Vinci, che ha dipinto quadri con strati sottilissimi di colore che solo una stampa laser potrebbe fare. Quindi siamo stati ingannati potentissimi. Si salvi chi può. Rimane di stucco. È un barbatrucco. Ciao. Rumori provengono da fuori, si vedono bagliori. Intrusi da altre dimensioni, nuvole circolari.